ragazze, bentornate su Trucchi.tv. Allora, oggi sarà un video un po' diverso dal solito, l'avrete capito dalla location. Qui con me davanti c'è Trucchino. Ciao ragazze. La mascotte. Sì, ma com'è la mascotte? Ma come ti permetti? Sono un tuo pari. Finché non ti fai vedere tu sei la mascotte. No, sono la mascotte sei quando si parla di make-up. In questo video sono pari dignitate. No, Ok, te la lascio andare. Allora, oggi sarà, ragazzi, un video diverso dal solito perché... L'avrete capito dal titolo poi, mi immagino. Immagino di sì, a meno che non abbia fatto, non abbia messo un, tipo un titolo che non c'entra niente. Tipo nuova haul, nuova collezione Kiko sì, per ingannare. Ma è così, tipo in ansia, così che mi sfrego le mani, che non so da dove iniziare. Perché ci trasferiamo all'estero e dire che lei è in ansia è praticamente ridurre il tutto del 500%. Sì. È insopportabile, ragazzi. Sì, sono praticamente mesi che mi sta salendo l'ansia. In questo ultimo mese, perché questo è l'ultimo mese, io sono tipo... Ogni cosa è elettrica, è elettrica. Però noi abbiamo detto ancora niente. Sì, infatti, no, vabbè, abbiamo detto che ci trasferiamo all'estero e abbiamo deciso di fare questi video per tenere traccia di questo trasferimento e soprattutto perché comunque il trasferirsi all'estero è un sogno che spesso se ne sente parlare, solo noi tra amici, appena ve l'abbiamo detto mesi fa, a parte siete pazzi. Vabbè, quella è la prima reazione che ci sta. Siete fuori di testa. Però è una cosa che è una cosa diversa. Quindi abbiamo deciso di tenerne traccia e di... vivere con voi un po' tutte le fasi, diciamo. Sì, quindi di... sembra un film, sembra la frase di un film. Sì, veramente. Era un po' troppo. No, però ci sono tantissime cose. Perché poi al di là del fatto di ti sposti da un posto all'altro, cioè tutto quello che c'è in mezzo... Tutto quello che c'è prima, che c'è in mezzo, quando arriverai lì... quindi abbiamo deciso di fare questa serie di video, questo sarà il primo dove vi diciamo perché, per cosa e per come, così non è che... E soprattutto dove, perché giustamente... E quindi questo è il motivo principale, io voglio tenervi proprio costantemente aggiornate. Sì, difatti vedrete anche video poi in giro più sul, diciamo, più vlog saranno. Sì, saranno, allora... Allora, iniziamo a dire perché ci siamo trasferiti, perché uno dice, ma scusa... Beh, dove? No, dai, tiriamola ancora un po' per le lunghe, diciamo il perché. Perché comunque, come sapete, se seguite un po' i video della mia bellissima moglie... Beh, è vero, scusami. Sembravi falso. Io? Sì. Ma non è vero, scusami. No, come saprete abbiamo un bambino che ha comunque... Quasi tre anni. Quindi è una scelta che fai o adesso... O non la fai più. Perché comunque cioè. Adesso non ha ancora iniziato la scuola elementare, non è ancora un distacco così traumatico, è ancora piccolino, quindi può ben inserirsi in un altro ambiente, imparare una nuova lingua... Esattamente. Allora, non che... tre conosce... Allora, non che dopo sia impossibile, per l'amor di Dio, però... È sicuramente più facile a tre anni quando... Beh, è difficile però, è difficile. Più tardi, sì, sì, sì. Cioè, tutti i suoi amici, quindi abbiamo preso un po' la palla al balzo, o lo fai adesso o non lo fai più. Anche perché la qualità della vita, vivevamo a Monza, che è la città più inquinata d'Italia dall'ultimo... Molto bella, io sono cresciuta a Monza tra l'altro, lui è un milanese. Sono milanese, no, bellissima Monza, stupenda, però a livello di qualità della vita ci sono delle cose che... Lavorando tutti e due da casa, avendo insomma la possibilità di spostarci, di scegliere una destinazione diversa che possiamo provare a migliorare, più vivibile, più bella, dove il tempo è sempre bello tutto l'anno. E quindi andiamo a vivere a Bora Bora, no? Alle Canarie, ragazze. Andiamo a vivere alle Canarie, e precisamente in Gran Canaria. Sì, che è l'isola più principale, più grande, più dotata di servizi, con tutti i servizi. Prima volta siamo andati a vederli praticamente tutti. Gli ospedali, gli asili, il comune. Sì, tutte queste cose qua. È la meno turistica, le isole Canarie sono sette e sono... Gran Canaria, oddio, Tenerife, oddio, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera. Ma è vero? Amore, stiamo andando a vivere lì, quando uno ti dice
vuoi venire con me alla Gomera? E tu pensi che sia un pub, poi ti imbarchi. Nell'isolotto, tra l'altro la Gomera è una delle più piccoline. Sì, piccoline. Sì, sì, la Palma, la Gomera. Vabbè, comunque, stiamo chiacchierando un po' troppo. Sembrava History Channel, Net Geo Channel sembrava. E, questi mi servono per chiamare Romeo intanto. E, quindi ragazzi, questo sarà un primo video di un susseguirsi. Noi pensavamo di farne adesso finché non ci trasferiremo, farvi vedere tutto quello che c'è prima, quindi il trasloco, come organizzare il trasloco internazionale, che ragazzi mi sta facendo impazzire. Sì, sì, è complicato, ragazzi. È complicato. Burocraticamente è complicato, costi alle stelle, quindi noi stiamo cercando, abbiamo quasi trovato una soluzione economica, fattibile, quindi vi faremo vedere tutte queste cose, anche per il trasferimento della macchina, tutto ciò che ci sta veramente, realmente dietro a un trasferimento all'estero. Non prendo la valigia e il giorno dopo video in spiaggia, tac, ciao ragazzi, trasferimento. Non sarà proprio così. No, anche perché Canarie bellissime, tra l'altro dopo diciamo anche perché siamo giunti a scegliere Gran Canaria, perché non è che abbiamo messo il dito sul mappamondo, abbiamo detto andiamo qua. Canarie bellissime, però sono di fianco all'Africa, cioè sono lontane, sono 4 ore e mezza di volo, quindi anche il trasporto non è semplice, perché uno si trasferisce in Costa Azzurra. È facile, cioè, vai in macchina. Vai in macchina. Quindi il trasloco anche su gomma è difficile, cioè è più facile. Più facile. Invece organizzarlo via marittima, contenendo i prezzi, ragazzi, perché sennò se uno non ha problemi di contenere i prezzi, prendi la prima società, ti dice quello che è preventivo, è buona e che pace è fatta. E quindi questo... Sì, questo è un po' il senso dei video, come stavo dicendo. Dei video che verranno. Sì, sì, sì. Sì, saranno tanti e ci vedrete, tra l'altro, soprattutto lei, sempre più in ansia. Sì, ragazze, io mi chiedo scusa fin da adesso. Ma a me stai chiedendo scusa, spero che ti devo sopportare mattina e sera. Oh, ragazzi, tu hai deciso di sposarmi, io non ti ho obbligato. Ma m'hai fregato, facevi tutta quella che non era ansiosa. Ah, comunque nel corso dei mesi noi abbiamo visto più di un posto, diciamo, eravamo veramente aperti a tantissime soluzioni, cioè abbiamo visto dalla Slovenia a Malta. La Slovenia è molto bella. Sì, però ogni abbiamo posto... preso in considerazione anche Madeira. Sì. Peccato però Madeira non aveva voli diretti, io comunque per lavoro dovrò venire a Milano o comunque spostarmi qui in Italia abbastanza facilmente, e quindi non avere il volo diretto è stato un motivo di è un massacro, cioè... perché sia a livello di tempi, perché comunque c'era sempre lo scalo Lisbona. Sì, sì. Che comunque anche di costi. E invece in Gran Canaria ci sono, cioè dalla Spalmas ci sono voli diretti per Milano, e per me è basilare, per me come per tutti, perché me c'è qualcosa di tornare. Ma torni a Natale anche solo? Sì, sì, cioè fai che... 20 scali, anche no. Non è il caso. Anche no. E quindi abbiamo scelto la Spalmas perché, vabbè, delle isole delle Canarie è sicuramente la meno turistica. No, intanto lei si è persa via con il gatto. No, è la meno turistica, è quella con più, diciamo, con più servizi. E noi alla fine. Aspettate che sta. No, dai, lascia stare quel povero gattino. È mio Romeo. Romeo non ama le coccole, lo vedete come. E tra l'altro, ad esempio, una cosa che può il sembrare banale. Il trasferimento degli animali, ragazzi, lasciate perdere. Il trasporto perché... degli animali. Perché noi ne dovremmo lasciare uno a casa per un mese. Per un mese, no, infatti, perché sì. Adesso mi si spezzava il cuore solo a dirlo. Però ad esempio noi voleremo con Vueling, e Vueling, che è l'unica tra l'altro che accetta gli animali a bordo, perché EasyJet e Ryanair non li accettano, ne accetta massimo 2, noi ne abbiamo 3, quindi uno rimane da sua mamma per un mesetto e rimarrà lui. Perché alla fine sono sempre i più buoni che pagano, lui è il più buono, quindi sua mamma lo tiene più volentieri. E quindi, ma sei triste a dire questa cosa? Beh sì, mi dispiace lasciare un mio gatto. E quindi ragazze, voi vedrete tutte queste cose, tutte queste cose. Poi sapete che io non sono una da vlog, quindi sarà anche un po' una sfida. Non ho mai fatto vlog, non perché non mi piacessero, ma perché sono molto riservata. Beh, abbiamo fatto i vlog però della vacanza quella... Ma è stato una tantum, perché eravamo in vacanza. Questo è proprio riprendere proprio vita vissuta. Sì, sono due cose diverse. Cioè, riprendermi me che sclero con il mollettone sulla testa. Io spero di non farmi mai vedere questo spettacolo indecente. Cioè te che scleri o te con il mollettone? Ehi, tutte e due, sai che combo? Io li vedo spesso. E
E quindi ragazze, niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se avete delle domande anche. Se avete qua delle sotto. Domande mettetele sotto, io sono sempre contenta di leggere le vostre domande, come avete visto io vi rispondo sempre, perché comunque mi piace leggere le vostre domande, faccio video proprio per condivisione, non per mettere video lì e dire buona. No, la vedo domande, chi se ne frega. La verità è che ha assunto un assistente virtuale nelle Filippine che risponde al posto suo. No, no, ragazzi, lo riconoscete dai miei orrori ortografici. Ah, dalle urla che senti dall'altra parte della stanza. Che cosa hai scritto qua? E quindi, ragazze, ci vedremo con dei weekly vlog settimanali, penso. Sì, immagino di sì. Almeno finché non ci trasferiremo, condenseremo tutto in un weekly vlog, anche per non tediarvi, per vedere se è una cosa che poi vi interessa. E niente, ragazze, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazze. Ciao. Che enfasi. Ciao, ragazze. Ciao. Ehi, sono Trucchino e vi saluto. Da Monza a Las Palmas, se metti questo pezzo nel video, divorziamo! Io lo metto. Lo metti? Sì. Sì? E io ti filmo mentre dormi e lo metto sul canale, no, anzi su Facebook lo mettiamo. No! Ciao ragazzi. Facciamo un live. Un live mentre è russo? Sì. Va bene. Vedi che io non avevo detto che russi.